Ben ritrovate a tutti e a tutti a questo nuovo video che, come potete vedere, ha un titolo, come dire, un po' zen, no? Suoni rilassanti per concentrarsi meglio ed essere più produttivi. Ecco, quindi questo è un video che ha pur sempre il suo aspetto tecnico nell'installazione che vedremo fra un attimo del software necessario, però in sé è un video un po' particolare rispetto agli altri pubblicati sul canale, nel senso che presentiamo oggi un'utilità che permette a coloro che beneficiano di questi suoni rilassanti per essere più produttivi. Quindi ecco, oggi presentiamo questa utilità appunto che permetterà di essere produttivi o più produttivi anche con la nostra beneamata Ubuntu. Questo perché? Perché sappiamo benissimo che alcune persone riescono a focalizzarsi, a concentrarsi meglio sul loro lavoro con il completo silenzio, altre invece preferiscono isolarsi, per così dire, ascoltando con le cuffiette o meno la loro musica preferita, che sia poi metal o che sia country, pop, quello che è, musica classica comunque. Se è la preferita, aiuta a concentrarsi queste persone, altre invece ancora riescono meglio a concentrarsi con un sottofondo di rumori ambientali, naturali, tipo il vento, la pioggia, ecco i suoni della natura. Ecco che la nostra Ubuntu quindi non poteva evitare, non poteva avere questa lacuna di soddisfare anche queste esigenze e in effetti la soluzione c'è. E la soluzione consiste nel player musicale, player audio, chiamato Anoise. Noise sta per rumore, tradotto così, e ambient noise, la A sta per ambient, quindi rumori ambientali, proprio così, pari pari. Vedete il sito del progetto qui nello sfondo del video con proprio il titolone in grande, Ambient Noise Player. E vedete qui come sottotitolo è indicativamente proprio relax e concentrate, cioè relax e concentrazione, insomma. Voilà. Ecco che vado a presentarvi come si installa quindi questo riproduttore musicale particolare con delle funzionalità speciali proprio dedicate a questo ambito. Il tutto, come detto, è dedicato a quelle persone che si concentrano meglio, riescono a focalizzarsi meglio sul loro lavoro con un sottofondo appunto naturale, di suoni naturali. Dunque, come ho appena detto, si tratta appunto di un riproduttore audio specializzato in suoni ambientali, che è oltretutto pure proprio per questo motivo che ve lo presento, che si integra perfettamente nell'indicatore audio di Ubuntu. Lo vedremo fra un attimo, anzi, visto che io naturalmente l'ho già installato, posso pure mostrarvi il mio indicatore audio qui in alto a destra. Se faccio clic, vedete che c'è il nostro bellissimo ambient noise integrato, assieme a Rhythm Box, assieme al video, player, multimediale, ops, e al volume dell'audio. Lo vedete qui, si integra proprio perfettamente nella nostra interfaccia Unity di Ubuntu, nel suo indicatore audio. Dunque, questo è il link sito del progetto che vedete già aperto qui nello sfondo del video, appunto. Questo è il link all'archivio PPA che abbiamo bisogno per installare il nostro player audio ambientale. Quindi se vi interessa andare a leggere qualche dettaglio sull'archivio PPA dei pacchetti da installare, questo è l'indirizzo. E come spesso accade, vi presento il solito trittico di programmi da terminale perché è il modo più spiccio per installare un nuovo programma, un nuovo archivio PPA, quindi non avreste neanche bisogno di andare a visitare questo sito, ma vabbè, io lo metto sempre per documentazione. Quindi, solito trittico, dicevo, di comandi, aprite il vostro bel terminale, fate copia e incolla di questi tre comandi. Dunque, il primo, rapidamente, c'è scritto anche qui, aggiunge il nuovo repository PPA. Quindi questo aggiunge
appunto repository dove si trovano i pacchetti di Ambient Noise Player. Il secondo comando, come sempre, aggiorna il vostro sistema le informazioni sui repository, perché da solo non può sapere che voi avete aggiunto il nuovo repository col primo comando, quindi si usa questo. Una volta finito, terminato questo comando, resta l'ultimo, ovvero quello proprio per installare Anoise, ed è questo. Ecco, tra l'altro non vi ho detto, ma ormai dovreste saperlo se seguite da un po' il mio canale, il primo di questi comandi sicuramente, essendo preceduto dal comando sudo per poter acquisire i diritti di amministratore, vi chiederà anche la password, quindi digitate la vostra password, eseguite il primo comando e poi gli altri due, resta valida quella password, non ve lo chiederà più, non ve la chiederà più. Una volta terminate queste operazioni, che sono le più tecniche di questo video, diciamo, ma ormai sono acquisite, se seguite il mio canale, spesso e volentieri avrete visto questa tripletta di comandi, si lancia Anoise per la prima volta. Quindi come si fa? Si apre la vostra dash, cercate Noise, come vedete già qui, preimpostato, e trovate questa icona, tipica di questo programma, ecco. Cerchio arancione con dentro un segno di maggiore, ambient noise, quindi a voi basta iniziare a digitare noise o ambient, fate come preferite, basta che troviate questa icona, fate clic su questa icona e cosa serve la prima volta? Serve ad integrare nell'indicatore audio proprio il nuovo player, perché prima di questo clic non c'è ovviamente nel player, non è che l'installazione con questo comando automaticamente vi integra nell'indicatore audio il nuovo riproduttore audio. Lo dovete fare voi una prima volta, una e unica, quindi dalla dash clic una e unica volta e poi vi appare magicamente qui la nuova voce. Una volta fatto questo, potete avviare il riproduttore di suoni ambientali semplicemente dall'indicatore audio, fate partire con il pulsante di play e lui, voilà, ops, vedete che cosa succede? Spero che l'audio sia sufficientemente alto che il microfono lo prenda. Sto zitto un attimo, sentite? Sentite questi suoni e vedete che come suono ambientale è indicato forest, ovvero foresta. Questi sono i suoni di una foresta. Nel sottofondo musicale a questo video state sentendo il riproduttore Ambient Noise che ci sta facendo sentire dei suoni di foresta. Li sentite? Lo lasciamo pure andare che non dà fastidio, eh? Non è l'unico, naturalmente, questo suono ambientale a nostra disposizione, ma ce ne sono 8 di base e qui nella scaletta l'ho messo un po' più in giù, ma dov'è? Eccolo qua. Ecco, l'installazione di base offre questi 8 suoni, quindi c'è un suono da caffetteria, come fosse un bar, un coffee shop, appunto. Una caffetteria, un suono di gente che chiacchiera, dei suoni tipici di un bar, fuoco, foresta, che è quello che stiamo sentendo adesso, forest, suoni della notte, suoni della pioggia, suoni del mare, con le onde che si infrangono, suoni di una tempesta, quindi di un temporale, e suoni del vento che soffia. Questi sono i suoni base ambientali già inclusi nell'installazione base. Ecco questo, visto che ve l'ho già fatto vedere. Tornando al punto precedente, quindi come si fa a cambiare suono? Siete stufi o non vi piace questo? Andate avanti e indietro nella sequenza dei suoni con i pulsanti qui del player. Quindi se andiamo avanti, ecco che siamo passati alla notte. Ecco, vedete che una caratteristica di questo ambient noise è che accompagna il tipo di suono ambientale con un'iconcina indicativa. Vedete la notte cambiata rispetto alla foresta. Prima torno indietro. Vedete la foresta, c'è l'albero stilizzato, la notte c'è la mezzaluna. Se andiamo avanti ancora,
c'è la pioggia, vedete le nuvole con l'acqua, eccetera, eccetera. Ecco, questo è carino, eh? Se volete smettere, ovviamente lo si ferma, così è fermo, se no lo si fa riprendere e lui continua a riprodurre il suono, in questo caso della pioggia. Poi, una caratteristica appunto particolare di questo riproduttore musicale è che, ecco, magari lo fermo, va? È che non riproduce un brano dopo l'altro come i riproduttori, come rhythm and box, insomma, come i riproduttori audio musicali normali, ma continua a riprodurre la traccia audio scelta, quindi il suono ambientale scelto, in un loop infinito, quindi in un ciclo infinito, continua. Io scelgo, ecco, la pioggia, se lo faccio partire, continuerà tutto il giorno a riprodurre il suono della pioggia in modo continuo, senza interruzione. E questa appunto proprio la sua specificità, perché se deve fare da sottofondo di suoni ambientali per permetterci di concentrarci meglio, il suono che ci piace di più, che ci è più affine, lo possiamo lasciare tutto il giorno in sottofondo e non cambia, non passa da uno all'altro automaticamente. Questa è la sua caratteristica. Quindi dobbiamo proprio scegliere noi, con i pulsanti avanti e indietro, quello che preferiamo. Una volta posizionato su quello, continua a riprodurre quello. Una caratteristica di questo programma, diciamo che non so se poi la vorrete usare o meno, comunque facendo clic sulla traccia corrente, quindi su quella che stiamo riproducendo, esce un piccolo dialogo, almeno come dire, allo stato attuale, alla versione attuale di questo programma succede questo, e poi è comunque in evoluzione questo programma. Da quando ho preparato la scaletta, adesso che sto registrando il video, sono passate un paio di settimane, sono già arrivati 3 o 4 aggiornamenti di questo programma, quindi è in continua evoluzione. Queste preferenze, per esempio, sono arrivate solo con l'ultima. Con l'ultimo aggiornamento, tanto per darvi un'idea. Ecco, comunque, facendo clic sulla traccia corrente, esce questo piccolo dialogo di preferenze nel quale potete scegliere se far partire con questa opzione, se far partire a noise alla partenza del PC automaticamente, oppure non oppure, e eventualmente se far fermare il PC automaticamente. Ecco, attenzione che questo stop in 60 minuti, per difetto 60 minuti, potete anche variare il tempo, e se mettete il mouse qui sull'icona delle informazioni, vi spiega che cosa succede se attivate questa opzione. Automaticamente dopo 60 minuti il PC viene spento, e attenzione, tutto il PC, quindi se io vario il tempo, lui, vabbè, il messaggio di informazione è fisso a 60 perché per difetto è 60 minuti, però voi potete aumentare o diminuire il tempo, e attenzione, se attivate questo vi si spegne il PC, eh? Quindi attenzione a queste preferenze che hanno il loro senso nell'ambito, che ne so, dei rumori ambientali, del lavoro al PC, di non star troppo al PC, quindi di smettere di lavorare dopo un tot di tempo, ha il suo senso, ma attenzione che se volete il vostro PC sempre acceso, non attivate questa opzione del timer. Questa dello startup, vabbè, è una scelta, potete sempre decidere se far partire i vostri suoni alla partenza del PC oppure decidere voi quando farli partire. Tutto qui, eh? Quindi attenzione a come usate queste impostazioni. Andiamo avanti. L'installazione di base, abbiamo detto appunto, questo è quello che abbiamo detto prima, che offre questi 8 suoni. Se ne possono aggiungere altri offerti preparati dalla comunità di utilizzatori di questo riproduttore musicale, installando un pacchetto ulteriore sempre presente nell'archivio PPA di Anoise. C'è un pacchetto che si chiama appunto Anoise Community Extension. Community vuol dire che chiunque può offrire un bel suono ambientale da aggiungere all'installazione. Ecco, questo pacchetto al momento esiste e contiene un solo suono al momento, eh? Per il momento c'è un solo suono offerto dalla comunità di utilizzatori che fa sentire i rumori ambientali di un fiume che scorre. Quindi io adesso qua non so in che sequenza. Ecco, River. Ops.
sono andato troppo. Ecco, River, questo qui viene da questo pacchetto aggiuntivo perché nella installazione di base non c'è River, fiume. Vedete qui fra due alberi, fiume che scorre e sentite i suoni di un fiume che scorre, sottofondo. Questo per aggiungere un nono suono ambientale dai pacchetti presenti nell'archivio PPA. Potete però, siete liberi di aggiungere vostri suoni, possibilmente ambientali, ecco perché se ci inserite un pezzo di metal non è proprio il caso, ecco, in questo contesto, però potete liberamente aggiungere suoni vostri, copiando dei file audio in formato, potete scegliere o avete a disposizione questi tre formati, vengono riconosciuti, quindi OGG, MP3 o WAVE. Nella cartella, vi create una cartella nascosta, così non vi disturba nella vostra home, nella cartella punto A maiuscolo, N maiuscolo, noise, e qui io naturalmente ho fatto un esempio, vedete nella mia home, nella cartella nascosta puntino A noise, ci ho messo un file che ho trovato in rete, così insomma che è in tema, ecco, giusto per fare un esempio, ambience.ogg e l'ho messo in quella cartella. E lì il nostro riproduttore ambientale di suoni ambientali va a cercare se c'è quella cartella e eventualmente tiene in considerazione i file che sono in quella cartella. Infatti, se io faccio scorrere i vari suoni, prima o poi arriviamo anche al nostro ambience. Vediamo un po', eccolo qua, vedete ambience, quindi si prende il nome del file e vedete che c'è anche un'icona che gli ho messo perché possiamo scegliere di affiancarli l'iconcina personalizzata. In questo caso, giusto sempre per fare l'esempio, ho creato la sua apposita iconcina, vedete un po' delle foglie verdi di stagno, ecco, per stare in tema. L'icona deve avere determinate misure per rientrare qui nella dimensione del player, nell'indicatore audio, eh? E le misure sono 60x47 pixel, quindi 60 di larghezza per 47 di altezza e deve essere in formato PNG. Quindi una piccola immagine in formato PNG, la vedete qua, proprio piccolina, così 60, vedete qui 60x47, e la mettete, la piazzate nella stessa cartella dove c'è il file audio e naturalmente, a parte l'estensione PNG, deve corrispondere il nome, perché il programma cerca l'icona con lo stesso nome del file audio, quindi ambience e ambience, naturalmente con lo stesso nome. E così fa la copiata del file audio con la sua icona e così è più bello, insomma, per non vedere un posto vuoto, un'icona standard qui, vedete che ho messo la sua iconcina. In questo caso è colorata, diciamo che è, come dire, tradizione del riproduttore audio di avere icone in bianco e nero, vedete qui stilizzate in bianco e trasparente. Io non sono andato sul complicato, ho preso un'immagine, l'ho rimpicciolita e l'ho tenuta a colori, però non è proibito, eh? Potevo anche farla diventare in bianco e nero, per essere in tema col resto. Però vedete che funziona, eh? E voilà, ho finito la scaletta di questo video. Quindi, se siete fra coloro che apprezzate questi tipi di suoni in sottofondo che vi aiutano a lavorare meglio, come dire, ad attutire altri suoni più disturbanti, più noiosi del vostro ambiente e riuscite a concentrarvi con questo tipo di suoni, magari con le cuffiette, potete installare questo bellissimo Ambient Noise, un programma semplice, leggero e che vi dà questo comfort di poter sentire per ore, tutto il giorno, il vostro suono ambientale preferito. Voilà, vi ho detto tutto, con questo vi saluto, ciao ciao e vi attendo al prossimo video. Ciao!